Siamo col vicepresidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Valerio Mancini, in quota Lega, che ha organizzato un evento FCU, diritto ad un futuro per un'Umbria unita da nord a sud. Si va su Marte in poco tempo, i trasporti sono essenziali, si parla di alta velocità, questo governo sta parlando di alta velocità, il turismo è il petrolio dell'Italia. Allora, cosa impedisce alla politica di rendere efficiente e facilmente collegabile il cuore verde dell'Umbria e in particolar modo di riattivare l'FCU che collegava in 2 ore Perugia da Roma e collegava efficientemente in 1 ora e 2 minuti Perugia alla Val Tiberina e a sud con Terni? Beh, allora intanto questo evento ha la volontà di uscire con un documento su cui io apporrò la mia firma, un impegno politico chiaro come rappresentante di una forza politica, ma in generale dell'Assemblea legislativa, nel senso che proprio per non dare una connotazione politica si è voluto responsabilizzare i comitati a redare questo documento e responsabilizzare la politica a sottoscriverlo, perché fino adesso queste persone che sono oggi, e li ringrazio per il loro impegno qui in questo convegno, dicono una cosa molto semplice: non sono stati ascoltati, sono profondamente delusi, la programmazione della Giunta Marini in questi anni in termini di trasporto non ci soddisfa e non li soddisfa. Quindi il tema è molto semplice: l'inefficienza ricade sulla testa dei cittadini, sulle possibilità di sviluppo sia per i territori del sud dell'Umbria che per quelli del nord. Lo ricordava bene lei, i tempi di percorrenza dalla città di San Giustino, dove oggi non c'è più un treno, fino a Perugia sono oltre le 2 ore e 20, tempi di più del doppio di quello che avveniva a inizio secolo scorso, quindi con i treni a vapore. Cosa vorrebbe dire? Che siamo andati indietro. Lo siamo andati indietro anche con i dati economici, dove i recenti istituti di statistica dimostrano che l'Umbria ha perso il 32% di PIL. Siamo in termini di crescita l'ultima regione dell'Umbria, 20ª su 20. Cosa vuol dire? Che non siamo capaci ad amministrare, non è capace la Giunta Marini, e purtroppo il trasporto è un aspetto, insieme tristemente oggi a quello della sanità, un aspetto di grave inefficienza. Non saremo noi a dire le soluzioni, ma saranno questi comitati a scriverle, perché sono loro vicino ai cittadini. Alla politica la capacità di ascoltarli. Sì, perché è impossibile che si colleghi in 2 ore Città di Castello a Perugia, perché è impossibile che l'Umbria resti isolata con 2 università, con tante bellezze, come lei ha fatto un bellissimo, lei ha fatto un forum sul turismo, sì, che ha detto le grandi possibilità che ha questa regione, che non vengono sfruttate come potrebbero, quindi un collegamento è essenziale sia per tutti gli utenti, per chi va al lavoro, per chi va all'università e per collegare efficientemente l'Umbria con le altre regioni. Certamente, lo dico ai cittadini di Perugia, non possiamo la città di Perugia fare a meno dei studenti dell'Alta Umbria, o ripeto, o del comprensorio ternano, perché a rimetterci sono in generale le nostre università, a rimetterci sono le famiglie che sostengono maggiori costi, a rimetterci è l'Umbria intera, perché molti di questi ragazzi stanno scegliendo università di altre regioni. Quindi non è un danno solo nell'aspetto turistico, che già è enorme, ma anche la possibilità di far crescere il sapere di questa regione. E poi bisogna anche prendere coscienza, questo sapere teniamolo qui, non mandiamolo fuori, non mandiamo i nostri ragazzi a trovare e a dare lavoro e opportunità in altre parti d'Italia o d'Europa, perché sono i nostri tesori del futuro. Sappiamo benissimo, ci rivoglio mettere il dito ancora una volta perché non ne posso fare a meno, sappiamo benissimo come succedono le cose adesso in Umbria per quanto riguarda il merito, ce lo troviamo davanti sui giornali. Quindi io faccio un appello: non è una questione di ferrovia, è una questione di merito, di volontà, di priorità, di attenzione ai territori, che fino adesso si è concretizzato solo nella capacità di non ascoltare le persone e le associazioni di questo territorio, dando ovviamente un grave danno economico e sociale alla nostra Umbria. Politica e i comitati tutti insieme per far uscire l'Umbria finalmente dall'isolamento, che l'ha fatta essere la 20ª regione su 20 in Italia e che la fa essere il fanalino di coda anche per quanto attiene il turismo.
Sicuramente sì, i dati del turismo lo dimostrano, purtroppo i territori che ricevono in gran parte il turismo sono il comprensorio del Perugia e dell'Assisano, per ovvi motivi collegati anche all'aspetto del turismo religioso, però c'è un'altra Umbria, quella che appunto inizia dalla Val Tiberina, arriva a Terni, nell'Orvietano, ovviamente nella Valnerina, nello Spolitino. Questo mondo senza un trasporto, senza una condivisione delle infrastrutture non viene raggiunto e questo è un danno economico, un danno occupazionale in termini molto pratici, soldi in meno nelle nostre tasche. La colpa sicuramente non è dei cittadini e degli imprenditori, ma della giunta di questa regione. E sui fatti che si stanno verificando in questi giorni, l'inchiesta sulla sanità, cosa dice la Lega? Ma la Lega lo dice insieme alle altre forze politiche, l'abbiamo detto 5 minuti fa, sottoscrivendo la mozione di sfiducia alla Presidente Marini, che verrà discussa nei termini previsti dal regolamento e dallo statuto. Non possiamo rimanere nel limbo per così tempo, la sanità è prioritaria perché riguarda la salute, sommando al danno economico non vedo quello che ci rimane e di conseguenza a questo punto, se c'è ancora affetto ai cittadini, questa giunta deve andare a casa. Ringraziamo Valerio Mancini, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria e anche responsabile o consigliere regionale per l'Umbria, per la Lega. Sì, oggi ha detto bene lei, però oggi sono il rappresentante delle minoranze e mi faccio carico, megafono, di questi comitati che hanno il diritto di portare nei tavoli istituzionali la loro idea perché fino adesso nessuno li ha ascoltati. Siamo con il responsabile Enzo Benda, responsabile Conf Consumatori Perugia, per parlare di una cosa che sta a cuore a tutta la regione dell'Umbria e sta a cuore all'Italia, perché l'Italia, lo ricordo, è una nazione che vive di turismo, quindi è il suo petrolio il turismo. Parliamo proprio della FCU, diritto ad un futuro per un'Umbria unita da nord a sud. Cosa impedisce questo futuro a questa regione che sarebbe il cuore verde d'Italia? Ma tanti problemi sono, innanzitutto gli investimenti, perché senza investimenti chiaramente non possiamo pretendere di andare lontano con i treni. Quindi ecco, la prima cosa da fare è quella di cercare di far presto per dare a RFI la possibilità di lavorare nella struttura ferroviaria ex FCU. E in seconda analisi anche la questione materiali. Perché guardate, io non sono sicuramente un nostalgico del 1968, di quegli anni in cui sono stati, diciamo, elaborati quei treni che tuttora fanno capo a ex Ferrovia Centrale Umbria, quindi Bus Italia. Ma sono materiali obsoleti, copiati da un progetto degli anni 40, ritrasformati nel 1968 con dei progetti che poi sono andati in vigore nel 1984 fino al 1993. Quindi sono materiali da sostituire. Ora la lotta, mentre negli anni 68, quando dicevo che c'era la rielaborazione di questi materiali, era una lotta di classe, ora dobbiamo vedere per il nostro futuro, dall'inquinamento, dalla plastica, da tutto quello che tutti i giorni poi noi sappiamo anche come associazione dei consumatori e cerchiamo di fare il nostro. Io credo che l'unica cosa, voi conoscete dei sistemi migliori del treno elettrico, parlo, fortunatamente la nostra linea ex FCU è elettrificata, quindi dovremmo proprio spingere la politica, spingere i governi a darci degli investimenti per poter portare questa linea a dei criteri nazionali. Io, se volete, sento parlare per un futuro di SCMT, che è un sistema a traffico centralizzato per la questione sicurezza. Sento parlare di RETMS, che è un sistema che il treno viene governato un po' come ieri da una centrale radio. Quindi non c'è, sento parlare di SSC, che è un altro sistema un po' come quello che usiamo in macchina quando tu imposti la velocità a 90 km l'ora e il treno non lo deve superare. Quindi ecco, sono tutti sistemi che noi vogliamo che al più presto siano immessi nella nostra linea per farla rinascere. Sono tanti anni che ferma la stazione di Perugia Sant'Anna, che era un mezzo di comunicazione efficiente che collegava negli anni 70-80 in 2 ore dal centro di Perugia a Roma e fungeva come
collegamento in tutta l'Umbria rapidamente. Oggi cosa impedisce a questa stazione di vedere di nuovo il suo splendore, di vederla operativa e di vederla fare anche una metropolitana leggera per quanto attiene il Perugia e un collegamento più dignitoso e più rapido per collegare sia il nord, quindi Città di Castello e tutta la Val Tiberina, e il sud, Terni e tutte le altre stazioni? Guardate, noi come associazione dei consumatori, ma credo tutti coloro che si servono del prodotto ferroviario, abbiamo un sogno, quello di poter andare da Terni a Perugia e viceversa in meno di un'ora. Il collegamento poi si vince da solo, perché se tu riesci ad arrivare a Terni in meno di un'ora significa che a Roma ci arrivi in meno di 2 ore tranquillamente. Infatti sono andato a ripescare gli orari ferroviari degli anni 70, non è cambiato nulla strategicamente come questioni d'orario, anzi se non peggiorati, quindi dobbiamo tutti insieme trovare una soluzione, non giocare a muro contro muro, mettersi a un tavolo, cercare di discutere con la politica, con tutti gli organi, con tutti i soggetti interessati al trasporto. Io credo che con questo sistema, e sempre nel mio sogno, nel sogno dell'Associazione dei Consumatori, c'è di poter andare da Città di Castello a Perugia in meno di 40 minuti, di andare a Foligno in meno di 25 minuti, di avere, io spero finalmente, di avere una stazione su Gubbio, poi che questa ferrovia passi da Arezzo, che si rispolvera il vecchio tracciato, o da Fossato di Vico per un nuovo tracciato, o da Perugia, ecco, l'importante è che anche questa bellissima città, che Gubbio, abbia la sua stazione ferroviaria. Oggi c'è un importantissimo convegno, FCU, diritto ad un futuro per un'Umbria unita da nord a sud, nell'epoca in cui possiamo andare rapidamente su Marte, ancora nel cuore verde dell'Umbria, siamo fermi a una stazione di Sant'Anna che non è operativa da tanto tempo. Una volta, mi ricordo quando ero ragazzo io, si collegava dalla stazione di Sant'Anna a Roma in 2 ore, era tutta ben collegata, tutta la Val Tiberina e il sud dell'Umbria. Ecco, cosa manca? Qual è l'impedimento che impedisce proprio a una realtà importante quale l'Umbria, che vive di turismo, di poter sbloccare una situazione che francamente ci lascia tutti attoniti? Ma indubbiamente manca la cosa più importante, che è la volontà politica di far di Ferrovie Centrali Umbra l'asse portante del trasporto ferroviario. La nostra regione, secondo il mio punto di vista, ha un grosso difetto. Ognuno pensa un po', diciamo che viene fatta la politica dei campanili, ognuno pensa alla propria zona, allora è importante che Perugia abbia un collegamento diretto su Milano, Spoleto abbia un'altra, non c'è una visione d'insieme. E forse su questo io mi auguro, sarà anche un po' quello che sarà il mio intervento, e che si possano unire le forze. Le forze vorrebbe dire che i comitati, ma anche le forze politiche, spingano per avere dei trasporti migliori. Non è possibile che andiamo da Perugia, dall'aeroporto a Catania in un'ora e poi ci ritroviamo in una situazione che ecco, mettiamo 2 ore per Città di Castello Perugia, considerando che negli anni 2000 la Ferrovia Centrale Umbra andavamo nello stesso percorso in 1 ora e 5. E poi se parliamo anche di quelli che sono stato il calo dei passeggeri, parliamo di un 6.000 passeggeri al giorno nel 2000 e adesso parliamo di 1.100 passeggeri al giorno. Sono dati che dovrebbero far riflettere. Devono far riflettere, perché l'Umbria, giustamente come dice lei, è una e ha diverse esigenze di essere collegata efficientemente e rapidamente in un'epoca in cui la velocità è importante, si parla di alta velocità, di farla tutta Italia. È impossibile che la regione dell'Umbria, lei, lo chiedo proprio al presidente dell'associazione Il Mosaico, Carlo Reali, che vive ogni giorno i disagi di tanti giovani che si devono recare all'università, che si devono recare al lavoro, quindi è tempo che tutti, come giustamente l'appello che fate voi, si mettono attorno a un tavolo seriamente e risolvano questo problema, perché veramente... Sì, diciamo che noi ci siamo sostituiti, io provengo dall'Alta Valle del Tevere, però non voglio diciamo fare la battaglia per il mio territorio, la sto facendo perché il nostro è un territorio isolato ed è questo. Io mi auguro che
il futuro e anche quello che sta avvenendo a livello politico faccia riflettere, non possiamo andare oltre. Qui si parla di finanziamenti che sono stati utilizzati male dagli anni 90, vogliamo ricordare quello che doveva essere il raddoppio Ponte San Giovanni Sant'Anna, avrebbe aiutato moltissimo il Comune di Perugia, non è stato fatto, quei soldi sono stati spesi, oggi nel 2019 il problema rimane sempre. E si poteva fare, era già stato finanziato quel raddoppio che si poteva fare, non solo invece di fare una mobilità alternativa si poteva fare una metropolitana leggera, sì, che collegasse efficientemente sia la città, il territorio vicino, ma anche tutta la regione. Sì, ma molte di queste proposte che sono, io le chiamo proposte di buonsenso, hanno necessità non tanto di finanziamenti ma di volontà politica. O di un miracolo, è la terra di San Francesco, speriamo in un miracolo. E anche di Norcia, che è il padrone, e di Norcia, il padrone d'Europa. Sì, sì. Ecco, secondo lei, l'ultima domanda, cosa impedisce di sbloccare questi lavori che si stanno facendo a Sant'Anna per poter far riprendere e poter collegare dignitosamente tutta la regione, perché è impossibile che ci si metta due ore. Anche le soluzioni che sono state adottate non vanno incontro agli utenti. Allora, questa è una domanda che dovrebbe essere fatta all'assessore regionale dei trasporti. I fondi che sono per i lavori da Ponte San Giovanni a Sant'Anna sono dei fondi diversi da quelli utilizzati oggi e erano fondi già in cassa alla Regione dell'Umbria, per cui ci sono dei ritardi al quale io non posso dare una risposta se non l'assessore dei trasporti.